No, poche parole di ringraziamento sentite, perché la nostra circoscrizione ha creduto da sempre a questo intervento. Ne è la prova che tutti i documenti che ne volevano la realizzazione sono sempre stati votati all'unanimità da tutto il Consiglio, che ringrazio perché ci ha sempre seguito in questa realtà. Devo ringraziare l'amministrazione comunale, con la quale abbiamo fatto un patto nelle scorse elezioni, che volevamo nel mandato la strada di collegamento chiamata da noi dei Vici, e devo dire che il sindaco è stato di parola. Nel frattempo si è aggiunta un'altra persona che ha dato un grande contributo e che voglio ringraziare pubblicamente oggi, che è il presidente Claudio Burlando. Perché, come diceva il sindaco, la Regione ha investito in questi anni in grandi infrastrutture, e questa non è una grande infrastruttura, però ha un significato molto importante per il quartiere. È una strada che consentirà la possibilità di creare un senso unico per evitare una viabilità allucinante, che è quella di Via Zagora e di Via Sabotino. Questo consentirà ai mezzi di pronto soccorso di raggiungere buona parte del quartiere con sicurezza, darà la possibilità ai residenti di poter tranquillamente andare a dormire la sera senza pensare di essere svegliati alla notte per il passaggio di un eventuale mezzo, che può essere dall'ambulanza e vigili del fuoco. Quindi è molto importante per noi questa strada. E come diceva il sindaco, poteva essere non considerata dalla Regione. Io devo dire che personalmente ho avuto un colloquio che un anno e mezzo fa con Claudio Burlando mi ha assicurato che avrebbe fatto qualcosa per questa strada. Devo dar atto che è una persona che mantiene la parola. Non avevo nessun tipo di problema a pensare questo, perché ne ha dato dimostrazione in questi 5 anni, ma per un territorio come il nostro, per la nostra circoscrizione, devo dire che siamo molto felici di questo. Nei ringraziamenti io volevo, oltre che ho già fatto all'inizio ringraziamenti a tutti i miei consiglieri che in questi anni hanno contribuito, un ringraziamento particolare va anche al coordinatore della Commissione Territoriale dei Vici, Lorenzo Grimaldi, perché anche lui ha insistito, è uno dei consiglieri più anziani della nostra circoscrizione, ha insistito, ci ha sempre cercato di far capire l'importanza di questa opera, quindi anche per lui oggi è una bella giornata, come l'è per tutto il nostro quartiere. Quindi vi ringrazio della presenza e con molto piacere che lascio la parola al Presidente Claudio Burlando.